Buon pomeriggio da Radio R9 che si mette in forma, anzi cerca di mettersi in forma prima delle feste, prima del Natale. E siamo venuti qui, siamo tornati alla Palestra Eagle per sapere come poter fare. E io mi sono voluto rivolgere a Max, una delle colonne portanti delle nostre puntate. Abbiamo parlato con lui sempre, ci ha dato sempre degli ottimi consigli. E giusto Max, ben trovato innanzitutto. Grazie a voi e ben trovati anche a voi. Allora, come stai? Ti stai preparando per Natale? Sei pronto a qualche sgarro che ovviamente anche tu, come ogni comune mortale, ti concederai? Ma normalissimo, come tu ben sai, parliamo sempre di equilibrio, quindi assolutamente sì, il giorno di Natale, Capodanno, comunque in questi giorni festivi è assolutamente contemplato dare uno strappo alla dieta, quindi non c'è niente di male. Per una persona che si allena regolarmente e segue un regime alimentare equilibrato, non succede assolutamente nulla, quindi non fatevi prendere da inutili sensi di colpa, perché non è proprio il caso. No, è vero, infatti anche perché aiuta, dicono che aiuta a non mollare, perché magari sa che ti puoi concedere qualcosa, quindi una volta che ce lo sia concesso, poi riprendiamo senza troppo rammarico, senza troppe lacrime, perché magari non è meno dura di quello che pensiamo, giusto? Assolutamente sì, ma poi, ripeto, poi uno strappo alla dieta, ma deve essere contemplato, chiaramente senza esagerare, ma anche per lenire un po' lo stress che un'alimentazione comunque sempre controllata a lungo andare comporta. Quindi l'assioma che uno deve sempre stare a dieta, deve sempre sì, allenarsi sì, ma seguire un regime alimentare rigido, pedissequamente, senza mai sgarrare, è sbagliato, insomma. Comunque ci vuole l'equilibrio, noi parliamo sempre di equilibrio. Seguire un regime alimentare equilibrato il fine settimana, un sabato o la domenica, ovviamente si slaccia un po', insomma, si slacciano quelli che sono, insomma, i nostri normali, insomma, le nostre abitudini, cioè si slacciano le nostre regole, diciamo così. Qualche consiglio da dare anche a chi segue il tuo allenamento? Tu ti occupi di Pilates, qualche consiglio anche per chi frequenta la sala pesi, qualcosa magari, qualche consiglio così caldo? Allora guarda, sia i miei clienti che frequentano la palestra, sia i clienti a cui faccio Pilates, sia i clienti a cui faccio da personal trainer o da consulente, io dico la stessa cosa. Allora, il giorno di Natale e della Vigilia ci saranno due giorni in cui chiaramente sgarrerete un po', mangerete un po' di più ed è normalissimo. Ecco, magari il terzo giorno, il giorno di Santo Stefano, magari cercate di ritornare un po' nei ranghi. Non è che devi saltare i pasti, perché questo è un altro errore da non fare. Ritornate nei ranghi cercando di disintossicarvi bevendo molta acqua. Quello è molto importante, perché comunque l'acqua permette di eliminare il sodio in eccesso, il ricambio idrico permette di avere un'azione disintossicante a livello organico. E nulla, e poi riprendete ad allenarvi, continuate ad allenarvi regolarmente. Ripeto, un paio di giorni che slacciamo un po' i nostri, come diciamo prima, dettami, regimi alimentari, non succede assolutamente nulla. Quindi non sentitevi in colpa, godetevi queste feste con gli amici, con la famiglia, con le persone a voi care. L'importante è questo, l'importante è l'equilibrio, allenarsi e comunque essere equilibrati nel resto dell'anno. Non è quel giorno o due in cui tu fai uno sgarro che va a creare dei danni. I danni tu li crei a lungo andare, nel corso dell'anno, se non ti alimenti in modo equilibrato e non segui uno stile di vita comunque equilibrato. È giusto, è d'accordo, hai detto tutto tu, io non so cos'altro aggiungere, perché è la verità. Quindi, però, un pronostici per l'anno nuovo, programmi per l'anno nuovo. Allora, per quanto riguarda la palestra, qui l'8 di gennaio ci sarà una inaugurazione dove si presenteranno tutte le novità che sono state apportate alla palestra. Come abbiamo visto, la sala pesi completamente rinnovata, tutte attrezzature Panatta di ultima generazione, sia per quanto concerne l'isotonico che il cardio. Stanno ultimando la zona relax, quindi con sauna, bagno turco, doccia emozionale, una bellissima zona per il relax, è quasi ultimata, penso che stiano agli sgoccioli. Quindi ecco, l'8 di gennaio sarà fatta questa inaugurazione con un open day, con la presentazione della palestra e tutte le attività al suo interno e tutto lo staff. Quindi anzi, cogliamo l'occasione per invitare coloro che non hanno ancora visitato il nostro centro per dargli un'occhiata, per venire a trovarci.
ed anche per ribadire ai nostri clienti che noi cerchiamo sempre, noi tutto lo staff, la proprietà, cerchiamo sempre di dare il massimo per offrire un servizio professionale anzitutto, in una struttura che offre ogni tipo di servizio e comfort per i nostri clienti nel migliore dei modi. Perfetto, beh, quindi appuntamento all'8 gennaio con questo Open Day, con la palestra Eagle che riparte alla grande e non si ferma mai, però lì riparte appunto con questa nuova area. E beh, Max, noi comunque ti facciamo i migliori auguri di Buon Natale, ti ringraziamo anche per i tuoi consigli dati finora, e tu hai qualche augurio particolare da fare? Allora, io faccio gli auguri chiaramente a tutti i nostri clienti, a tutte le persone intorno a noi, i nostri cari, i nostri amici. E, niente, non vorrei apparire retorico, faccio gli auguri in questo momento, soprattutto alle persone che soffrono, le persone meno fortunate. Comunque possa questo periodo, lo so, può apparire ipocrita, comunque questo periodo qui che possa essere foriero anche di riflessione da parte di tutti noi, un attimino per non essere soltanto egoisti ed egocentrici nel guardare le nostre vite, ma volgere uno sguardo anche su quello che succede intorno a noi, tutto qua. Bene, perfetto, hai fatto un discorso bellissimo, quindi noi ti rinnoviamo gli auguri per delle buone feste, e noi ci vediamo tra pochissimo con Facce da Radio con Giacinto e la palestra Eagle. Ciao! Eccoci ancora dalla palestra Eagle di San Benedetto del Tronto, e noi stiamo un po' cercando consigli per mantenerci in forma durante le feste, oppure per ripartire con tutta l'energia, tutta la più energia possibile dopo le feste. E noi chiediamo a Domenico, che ci saluta, che ci dà il benvenuto ogni volta qui alla palestra Eagle. Ciao Domenico. Ciao, buonasera ragazzi. Tutto a posto? È un po' che non ci vedevamo, sei stanco, sei pronto per le feste? No, stanco no, sono pronto, in splendida forma, anzi sto più in forma adesso magari che un po' di tempo fa, quindi no, bene bene. Perfetto, io voglio chiedere anche a te, che sei istruttore di Functional, che ti occupi anche di? Anche di bodybuilding. Anche di bodybuilding, voglio farti una domanda specifica. Se io dovessi adesso interrompere la mia attività fisica, parlo per tutte le cose che si svolgono qui alla Eagle, ma comunque anche una semplice persona che va a correre tutte le mattine, decide di interrompere dal 23 al 6 al 7 gennaio, poi ripartire anche qui dalla palestra Eagle, come? Allora, io consiglio innanzitutto di moderare magari le giornate di svago, quindi con l'alimentazione, sì, ok la vigilia, sì ok il Natale, va bene Santo Stefano, però magari tornare su una linea, diciamo, corretta di alimentazione naturale. E consiglio anche tanta verdura cruda per magari disintossicare il corpo. Ecco, poi quando possibile, almeno un paio di volte alla settimana, farsi una bella camminata di un'oretta, magari per arrivare comunque sia a gennaio in una forma abbastanza condizionale per riprendere gli allenamenti a pieno, diciamo. Questo è quello che consiglio io per questo periodo, anche se preferirei comunque sia che le persone continuino con la loro costanza anche nonostante il Natale, Capodanno e quant'altro. Beh, non è sempre semplice, però è vero, comunque magari per ridurre i tempi di rodaggio a gennaio sarebbe il caso di non interrompere mai. E di non interrompere mai, come dici tu, l'allenamento. Tu interromperai oppure sarai uno di quelli che si irriducibili sportivi dal 27 o anche dal 26 stesso? Guarda, io in realtà penso che mi prenderò come pausa solamente il 24, mi allenerò anche il 25 e nei giorni successivi, sì, perché ad aprile ho una gara e quindi non penso di fermarmi. Mi prenderò magari un paio di giorni di riposo e basta. Adesso la domanda nasce spontanea, parentesi, il 25, allenarti dove, che cosa farai? Te la devo strappare perché questa me la devi spiegare, scusa. Il 24 potevo anche capirla, il 25 dove? Mi alleno penso verso le 7 di sera in spiaggia, a lungomare, e poi in Pineta vado a fare la mia sessione di workout, ecco. Comunque sia, io ogni Natale, ogni anno mi alleno sempre.
Quindi sei una specie di attrazione per le persone. Domenico, secondo me, è un'attrazione per le persone che vanno un po' gonfie a cercare il cinema pieno, quindi vanno a cercare la camminata con magari un po' di sole e vedere uno che sta a fare sport in pineta o in spiaggia. Sai, saresti da ammirare, da fotografare, il giorno dopo da uscire sul giornale. No, vabbè, scherziamo. Comunque, è un augurio particolare di Natale da fare? Guarda, particolare no, comunque sì, auguro uno splendido Natale a tutti, soprattutto alle persone di San Benedetto del Tronto, e veniteci a trovare Anno Nuovo, vi aspettiamo a braccia aperte. Ok, e noi verremo, ci saremo sicuramente. Diamo anche noi un buon Natale a te e noi ci vediamo tra pochissimo sempre dalla palestra Eagle. Eccoci qui ancora di nuovo dalla palestra Eagle di San Benedetto del Tronto. Non ce ne siamo andati ancora perché siamo andati a prelevare, a rompere le scatole, ma no, in realtà è prelevare, che qui siamo tutti amici, Eddie, che era intento a farsi i muscoli nella sala fitness. Ciao Eddie. Ciao. Sei ancora col fiatone? Rilassati un secondo, tre secondi, quanti ne vuoi per riposarti un po'? Si temporeggia per riprendersi, diciamo, sì. E te è qui alla palestra Eagle, quindi frequenti la sala pesi, cosa alleni? Io, guarda, sto seguendo un allenamento specifico che comunque mi permette di allenare il corpo a 360 gradi, quindi tutte le fasce di muscoli presenti. Distribuite su tre allenamenti distinti, diciamo uno spalle e diciamo bicipiti, un altro totalmente gambe, poi un altro dorsali e tricipiti, insomma seguo un allenamento abbastanza completo sotto questo punto di vista. E in passato hai fatto altri sport oppure da quanto tempo fai? Da quanto tempo è che fai appunto pesi? Guarda, in passato, cioè io sin da piccolo sono sempre stato uno sportivo. Ho fatto vari sport, ad esempio ho provato il basket, il calcio, nuoto, poi comunque tuttora appunto mi alleno in palestra perché comunque diciamo una passione, anche un'occasione per drenare le energie, per sfogarsi e stare bene con se stessi in primis, poi magari i risultati estetici arrivano dopo, però in primis proprio per questo, perché è diciamo uno stile di vita, quindi mi trovo bene e faccio palestra. Poi nel tempo libero che mi avanza, se sto all'aria aperta, faccio corsa, running. Perfetto. Beh, uno sportivo come te che lo sei da sempre, adesso arriva il periodo più nero dell'anno, dici come lo affronti, dacci qualche consiglio, dai qualche consiglio a chi fa come te tanti sport. Beh, guarda, personalmente io sono un caso a parte perché comunque seguo da sempre una dieta abbastanza equilibrata, poi di recente da 2 anni circa sono diventato anche vegetariano, quindi per me non potrebbe essere un grosso problema perché ormai mi sono abituato a seguire una dieta equilibrata, non sfogo con il cibo in determinate occasioni, quindi non penso che Natale diciamo mi strafogherò di cibi abbastanza dannosi per la salute, quindi va bene così, ecco. Però magari anche se non carni, come nel tuo caso, però magari dolci, qualche bicchiere in più, il fatto anche che si interrompa un allenamento, che si riprenda, lo diciamo prima con Domenico, magari più in là, ci facciamo prendere anche da una pigrizia poco promettente. Comunque si parla sempre di pochi giorni, cioè diciamo c'è l'eventualità del Natale, poi c'è il Capodanno, se si sgarra un giorno con questi cibi appunto non succede la fine del mondo, l'importante è comunque continuare a allenarsi e seguire, cioè diciamo in una linea di temporale continua una dieta, cioè salutare, alla fine strafogarsi anche un giorno penso non sia un danno irreversibile, ecco. Ma no dai, non lo è, però quindi tu sei uno di quelli che però neanche interrompe lo sport durante le feste? No, assolutamente, anche se siamo in vacanza magari no. In vacanza, se sto in località che non me lo permettono non lo faccio ovviamente, però oddio, se c'è l'occasione mi tengo sempre attivo, adesso non in maniera proprio rigida, ferrea, però se capita di fare una corsetta all'aria aperta ci vado, ecco. Quindi è poi uno stile di vita questo, difficilmente lo molli, è anche un hobby, se così vogliamo dire. No, hai perfettamente ragione, sono d'accordo. E va bene, Eddie, noi ti facciamo i migliori auguri di Buon Natale, tu hai qualcuno da farne di particolare? Beh, vabbè, saluto i miei amici, Luca, Andrea, i miei familiari, non lo so.
poi troppa gente dovrei citare, mi fermo qui. Facciamo un augurio generale, abbracciamo tutti, stiamo tutti d'accordo. Ok, noi ti lasciamo andare al tuo allenamento, grazie mille, auguri ancora, era del Renove, torna tra poco. Eccoci ragazzi, purtroppo è ora di salutarci in diretta qui dalla palestra Eagle di San Benedetto del Tronto. E prima di farvi gli auguri di Buon Natale e a voi sportivi o aspiranti tali, io voglio rinnovarvi l'appuntamento con Facce da Radio domani, sempre in diretta da Via Pasubio 10 di Radio R9, e l'appuntamento venerdì 23 alla gara di Castel di Lama per la finalissima di Facce da Radio 3, che vedrà coinvolti tre ragazzi appunto che sono arrivati in finale, cioè Martino, Leonardo e Francesco. Per ora è tutto ragazzi, io dalla palestra Eagle qui accanto a un bel albero di Natale vi auguro le buone feste e mi raccomando, non perdete mai di vista il benessere fisico, allenatevi sempre, mangiate il giusto e io vi do appuntamento a domani e con la palestra Eagle dalla prossima settimana. Ciao e buona serata.